Come abbiamo avuto modo di dire nell'ambito di questo congresso, gli uomini italiani ricchi sono veramente molti. Ma quest'oggi abbiamo l'onore di ospitare qui tra noi tre tra i maggiori esponenti della finanza italiana. Vi presento infatti il dottor Vipresto, il dottor Usura e il dottor John Tangente. Che dirvi ancora di questi tre? Ma non mi voglio dilungare. Cedo subito la parola al dottor Vipresto. Grazie. Sarò sintetico, breve. Cosa posso dire? In tutti questi anni di sana politica aziendale posso affermare di aver accumulato tanto, ma tanto di quel denaro da poter dire oggi che io posso comprare mezza Milano. Ma non dico altro, mi fermo qui. Anzi, cedo ora la parola al dottor Usura. Grazie collega. Il collega ha asserito che potrebbe comprare mezza Milano. Ma vorrei evidenziare a tutti voi che con le operazioni che mi hanno contraddistinto in finanza potrei addirittura comprare Roma e anche mezza Firenze. Non so, continuando in questa opera finanziaria... Chiedo scusa se prendo la parola, però è opportuno che io lo faccia, perché qua per mostrare ricchezza c'è chi compra mezza Milano, come che faccio tu? E c'è addirittura chi vuole comprare, potrebbe comprare Roma e mezza Firenze. Cioè, ma io voglio sapere chi vi ha detto che io le sto vendendo? Non lo so, avete letto vendesi? A Milano che cosa ho messo? Ho messo la Via di Milano e due pompette e la terra. Cioè, non è che ho messo altro. Cioè, ragazzi, non è così. Comprano se si vendono. Cioè, il titolo non è che questo che avvenga. Cioè, chiedo scusa. Continuiamo. Me ne vado. Si potrebbe anche vedere che c'ho una compravendita su tutto l'Abruzzo e la Lombardia. Possiamo anche vedere. Collega, ci consenta. Vieni qua. Collega.